Allora, innanzitutto io direi, perché Lupi non si è ancora dimesso? Perché non ci dovrebbe essere bisogno che noi chiedessimo le sue dimissioni. Cioè, io sono sconcertato dal fatto che il ministro, alla luce di quello che è avvenuto, non si sia ancora dimesso da solo. Ma dirò di più, io sono sconcertato ancora di più dal fatto che voi, che gli siete attorno, non gli abbiate detto togliti di mezzo. Perché in una democrazia sana sono gli stessi ministri, lo stesso capo del governo che dice alla persona: tu ci hai messo in grave imbarazzo di fronte a tutto il popolo italiano, per favore accomodati da parte. Non c'è bisogno che noi arriviamo a presentare una mozione di sfiducia chiedendo le dimissioni, dovrebbe andarsene da solo. Ma qui non è una questione di è indagato o non è indagato, questo è irrilevante. La questione è che Lupi era a magna pars con il signor Incalza. Il signor Incalza sono 15 anni che è lì in quella posizione, e in quella posizione non sono solo le intercettazioni che dicono quello che ha fatto. In quella posizione il signor Incalza, per esempio, è stato uno dei due padri della TAV. Ha presente la TAV, i cui costi sono lievitati da 30.000 miliardi di allora, 15 miliardi di euro, fino a 90 miliardi, con il sistema che ha voluto lui dell'affidamento diretto. Questo è un Lui è stato, sistema se di vado a memoria, corruzione. amministratore delegato della SAV tra il 91 e il 96. Sì, però lui era già, era, insieme con Incalza, Lorenzoni, era il padre della esattamente, TAV. Lui esattamente. già Lui è nasceva con amministratore delegato questo. dal 1991 fino al 96, è Esatto, stato, quindi. dopodiché naturalmente anche questa inchiesta è partita dal nodo ferroviario di Firenze, quel famoso sottopasso di Firenze che doveva costare 1,5 miliardi per 9 chilometri, e pare che i costi siano incrementati Scusa, del perché 700%. Lupi dovrebbe rimettersi per i suoi rapporti con Incalza, cioè quale tipo di rapporti? La Allora, questione. qui è un problema politico. Il problema politico è che un ministro non può avere come consulente esterno e prima come capo dell'unità di missione delle grandi opere una persona che fa di questo il suo modus operandi. Quello che voglio dire è quanto segue. Il signor Incalza ha portato come metodo normale all'interno della pubblica amministrazione, degli appalti, delle grandi opere, un sistema che è basato sulla corruzione. Allora, se tu, ministro, vieni a sapere, perché non lo sapevi prima, incredibilmente, che è successo questo, la prima cosa che devi fare è dire: io me ne vado perché io non sono adeguato a stare qua. Questa è l'inadeguatezza politica a ricoprire quel ruolo. Questa Allora, è posso dire solo un'ultima cosa. prego. E se non se ne va lui, deve essere il suo capo del governo, che per molto meno chiese ad Alfano di andarsene. Per gli stessi motivi ad Alfano, per il caso Shalabayeva, disse: allora, o tu te ne vai perché sai e quindi l'hai lasciato succedere, oppure perché non lo sai, e in quel caso è ancora peggio. Allora il capo del governo non dovrebbe usare due pesi e due misure, dovrebbe dire la stessa identica cosa: mio caro, te ne devi andare. Allora, numero uno, giustamente lei ha detto che i direttori possono essere fatti ruotare, ma esiste anche un sistema per renderli innocui, ed è quello di affidargli un incarico di studio. In questo modo non comandi più nessuno e diventi innocuo. Non puoi Ma sostituire la aspetti, casella. Adesso ma un'altra cosa. glielo dico Incalza era talmente non sostituibile che siete riusciti ad andarlo a prendere come consulente esterno dopo che è andato in pensione. No, questo non mi Sì, risulta. Non mi risulta. consulente del Ministero dei Questo, Lavori scusi, le posso Pubblici. dire, non mi risulta. Poi Ora, io non magari sono il vediamo. Lui è andato in ministro, pensione a ma no, dicembre ma no, era consulente ed del è stato ministero. sostituito Guardi, però allora, adesso. durante, Non mi risulta. nell'indagine è saltato fuori che ha preso qualcosa come 699 mila euro per consulenze esterne. Allora, lei sa che c'è una legge che dice che i funzionari pubblici non possono fare questo a meno che il ministero di competenza non li autorizzi. Il ministro chi è? Guardi, Allora, qualcuno l'ha i ministri, perché autorizzato, dal 2008 credo, appunto, e il ministero ti autorizza solamente se non rileva un palese conflitto di interesse. Allora, siccome Incalza ha preso consulenze proprio dalle stesse aziende che sono coinvolte in questa indagine, mi sembra del tutto chiaro che c'è un'inadeguatezza completa del ministero, della struttura del ministero. Vogliamo Ed è il sentire un ministro che è il momento? responsabile. Io veramente le vorrei chiedere quanto segue, ma lei sembra normale tutto questo? Perché a me no. Io glielo dico veramente con il Ma cuore, per guardi, posso me dire una non è. cosa? Aspetti, A no, me non mi lasci sembra normale, no, ma finire. le rispondo subito. Non è È una normale domanda un'inchiesta retorica, la con risposta gliela. 51 indagati Conosce per il tangenti? concetto di domanda Non è retorica, no? normale? Beh, però No, è sa, le una domande domanda che retoriche non a volte necessita meritano anche di necessariamente una di una risposta. E risposta. io sono così Allora, che gliela io le voglio dare lo dico, stesso, no, sono non è poco normale, retorica. non è normale, non lo deve essere. Non è normale che, secondo lei, non è, anche questa è retorica, i figli. Le persone che vanno al Politecnico di Milano e prendono 110 lode non ricevono tutti quanti in regalo un Rolex da 10.350 euro, beh pazienza, non vengono tutti assunti da una multinazionale americana così d'amblè. Allora,
Non è normale quello che è successo, ma io non voglio buttarla sul fatto che lui abbia ricevuto delle utilità o l'abbia ricevuto il figlio, è proprio il concetto più generale. Nel momento in cui un mio parente riceve un favore, riceve qualche cosa, da qualche parte nella mia mente c'è il rischio che io diventi benevolente verso questa persona, che io sia più propenso ad essere dalla sua parte che non essere contro. Lei già capisce che qui si comincia ad essere fuori dal binario giusto, e quando si comincia ad allontanarsi dal binario giusto non si sa dove si va a finire. Poi lei giustamente la sposta su un altro piano, ma io vorrei anche che uscissimo da questo dualismo maggioranza-opposizione, perché noi come opposizione non è che ci svegliamo un mattino e diciamo facciamo una bella mozione di sfiducia verso questo ministro perché oggi ci gira così. No, noi abbiamo fatto delle mozioni di sfiducia che sono state mirate su cose anche pesanti. Lei si ricorda il caso Shalabayeva, è stato lo stesso Renzi a dire che Alfano in quella situazione si era comportato malissimo e si doveva dimettere, quindi la nostra mozione di sfiducia avrebbe l'avallo di quello che adesso è il Presidente del Consiglio. Non è che ce le inventiamo. Allora, se noi chiediamo questo, è perché in realtà sareste stati voi prima, ma veramente io glielo dico col cuore, ma perché non gli dite vai via? Proprio per una questione di pulizia politica. Fareste una grandissima figura davanti agli italiani se faceste questo gesto. Invece no, vi arroccate sempre in questa difesa, in questo non è indagato, non ci sono procedimenti, ma non è questo il punto. Quando una grande opera diventa costosa 5, 6, 7 volte tanto, mentre nelle altre nazioni non succede, di chi è la colpa? È colpa del cittadino italiano? Il cittadino italiano è l'unico che paga sempre. È questo che non è normale, ed è questo che noi vi diciamo. Cioè non fatelo diventare normale, con la sua difesa ufficio, lei lo fa diventare normale. Questa è la cosa, veramente a capire questa divaricazione tra quello che dice e le azioni che state portando avanti. In ogni caso io ribadisco, noi non dobbiamo aspettare venerdì, il ministro Lupi dovrebbe andarsene via adesso. Tra l'altro c'è un'intercettazione nella quale Lupi dice a Incalza, tranquillo, perché se cade questa struttura di missione, cade il governo. Ma visto che Incalza non c'entrava niente, io non riesco a capire perché Lupi abbia tanto avuto voglia di chiamarlo e dirgli questa cosa, dargli questa grande rassicurazione. Così, forse il Ministero delle Infrastrutture, senza la struttura di missione, diventa... Ma lui ha chiamato Incalza, se Incalza non c'entrava niente, perché avrebbe dovuto diventa chiamarlo? Diventa il Ministero dei Trasporti, forse. Però cioè, la struttura di missione è il Ministero delle Infrastrutture. Ma perché avrebbe dovuto chiamare a casa lui? Cioè, poteva chiamare lei, me, invece ha chiamato proprio Incalza, casualmente. E questo, vede, e questo a mia insaputismo... o a mio insaputismo che c'è in Italia. No, tutti quanti vedono le cose che succedono a loro insaputa. Probabilmente Incalza ha ricevuto una telefonata a sua insaputa e ha scoperto a sua insaputa che era ancora il consulente per questa struttura di missione. Non è tutto a sua insaputa, che dice? Ma E a me viene il dubbio che evidentemente io non mi sono spiegato bene, non mi sono espresso correttamente, ci riprovo. Vede, il concetto è che un ministero più o meno è come un corpo umano. C'è un cervello che dovrebbe essere il ministro e poi ci sono tutte le articolazioni che sono i funzionari. Allora, nel momento in cui io mi accorgo che il cervello, cioè il ministro, non funziona, e non funziona perché all'interno del corpo che lui gestisce, il cervello, ci sono delle parti che non funzionano, e o non fa niente o addirittura inverte il principio per cui non è più lui che dà l'input ma lo riceve dalle altre articolazioni del corpo, c'è qualcosa evidentemente che non va. Allora, lei prima ha detto che io non so chi mi possa chiamare a casa, però vede, casualmente il ministro Lupi, quando ha telefonato per rassicurare qualcuno che la struttura di missione del ministero non sarebbe stata smantellata, ha chiamato Incalza, non ha chiamato una persona a casa. Beh, era il capo della struttura di missione. Cioè, ma il ministro ha appena detto che lui non era più niente, non era neanche consulente. Non era niente dopo. Allora lo era. Allora il ministro Lupi, quando è avvenuta la telefonata, allora se non sbaglio, non sono l'esperta di intercettazione, perché allora il ministro Lupi evidentemente era in perfetta sintonia e lavorava perfettamente con il signor Incalza. Un'altra cosa a proposito del fatto che il ministro è responsabile di quello che accade. Allora, il sistema Incalza è il sistema che ha portato a far lievitare i costi di opere in modo esponenziale. È quello che ha portato a far diventare strategiche opere che strategiche non lo sono, per le quali fior di studi universitari, perché lo sa che quando si fa una grande opera si fa sempre uno studio di impatto, quello che si chiama impatto costi-benefici. Quest'opera mi conviene? Fa più di quello che porta via in termini di costo? Allora, la maggior parte delle opere, se non tutte quelle che sono oggetto adesso di indagine, sono opere per le quali i costi superano abbondantemente i benefici, ma molto. Lei pensi alla TAV, la Torino-Milano, è stata costruita a 6 volte il suo costo per portare 300 treni al giorno, ne porta 24.
cavolo, hanno sbagliato di parecchio, un undicesimo del traffico, eppure il calcolo era stato fatto su un traffico di 300, quindi questa è un'opera che è sempre interdita. Comunque la scelta di un'opera pubblica evade, politica, pubblico. Non sono i funzionari che certo scelgono se fare un'autostrada. Però, no. A maggior ragione, questa, lei mi ha fatto un'alzata, a maggior ragione, perché i ministri e il governo amministrano i soldi dei cittadini. Allora, nel momento in cui tu, ministro, tratti i soldi dei cittadini come se fossero niente, cioè il cittadino diventa un bancomat, già è un primo errore. Secondo, ripeto, tu ti fai trasportare e fai portare all'interno della tua azione di governo un metodo che si basa su questo. Tu, ministro, nel momento in cui il costo di un'opera raddoppia, triplica, quadrupla, al tuo capo della struttura di missione non dici niente. Lo sa che in Svizzera per uno sforamento del 5% rispetto al costo di una grande opera ci sono pubbliche scuse, e non voglio invocare altre nazioni dell'est asiatico nelle quali se tu fai una cosa di questo tipo ti suicidi. Lo sa che succede questo. Quindi Italia è normale. È questo che io non riesco a farle capire, ma che vorrei che almeno i cittadini lo capissero. Che questo voi lo fate diventare normale. Per voi è normale che il capo struttura di missione sia arrestato, non indagato, è arrivata una richiesta di arresto. La richiesta di arresto è molto più pesante di un semplice avviso di garanzia. Ma è normale, il ministro, ma sì, è stato solo il suo consulente, è stato solo il suo capo missione, ma lui non c'entra niente, poverino. Il regalo l'ha preso il figlio, non l'ha preso lui, è tutto normale. È tutto così. Come può? Io veramente, come può?